Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus Speranza dice dati preoccupanti, rialzare il livello dell'attenzione, appello ai giovani usare tutte le cautele possibili. Nel giorno in cui i nuovi casi di coronavirus sono aumentati di 629, una quota mai raggiunta dal 23 maggio scorso, il ministro della Salute rilascia un'intervista al TG1 per definire i dati di Ferragosto come preoccupanti. I dati di questi ultimi giorni non possono non preoccupare, anche se sono inferiori a quelli riscontrati in altri paesi europei, dice. Non possiamo assolutamente vanificare i sacrifici fatti dai cittadini. Coronavirus Crisanti dice le discoteche vanno chiuse subito e Guerra dice così la scuola è in rischio. Vaia dice riprendere spirito lockdown. Si moltiplicano gli appelli alla prudenza degli esperti di fronte alla crescita ma costante dei contagi. Il docente di microbiologia dice mi pare improbabile che si riesca a frenare. Danni enormi da chi parla di virus che non esiste più. Il direttore aggiunto dell'OMS ha detto che non va bene per niente. Man mano che i casi di nuovi positivi si accumulano, i tempi di moltiplicazione dei contagi si accorciano. Il direttore dello Spallanzani ha detto non siamo in una seconda ondata, possiamo evitare che arrivi. Sempre sul coronavirus più di 1000 contagi al giorno in Germania, Inghilterra e Romania. In Danimarca mascherine obbligatorie sui mezzi. Negli Stati Uniti numeri ancora esorbitanti, oltre 64.000 casi e 1.336 morti in un giorno. In Corea del Sud il numero di infezioni torna a livelli di 5 mesi fa. Viminale effetto Covid per i delitti, in un anno calati del 18%, più femminicidi col lockdown, aumentano gli sbarchi, la Tunisia in crisi. I dati contenuti nel rapporto del Viminale presentano in occasione della tradizionale conferenza stampa di Ferragosto. In un anno si è passati da 2.338.073 reati a 1.912.344. In controtendenza ai reati informatici, un più 20%. Sul fronte degli sbarchi si registra una crescita degli arrivi nell'ultimo anno. Sono 21.618 contro gli 8.691 del periodo precedente. La ministra Lamorgese ha detto lunedì sarò in Tunisia col ministro Di Maio per parlare del problema dei piccoli sbarchi. Decreto di agosto, dal 2021 il canone minimo concessione balneari sale a 2.500 euro l'anno. L'affitto aumenterà per oltre 21.000 concessioni su un totale di quasi 30.000. Solo poco più di 8.000 infatti pagano già di più della nuova soglia. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli, Ferragosto al mare tra caldo e pericolo di assembramenti, troppi pericoli. C'è chi ha pensato alla propria sicurezza evitando situazioni rischiose e chi invece non ha voluto rinunciare al classico bagno di Ferragosto. La spiaggia libera della Mappatella, infatti, non ha sfigurato e come ogni anno è stata presa d'assalto dai bagnanti in cerca di refrigerio. Una vera corsa al mare che soprattutto arriva ha presentato qualche assembramento di troppo. Scene che hanno generato paure e diffidenza tra chi li osservava stupefatto dal marciapiede del lungomare, riprendendo la scena con macchine fotografiche e telefonini. Altri 4 contagi in costiera sorrentina, 3 sono dipendenti di bar, legami e con il focolaio della Sonrisa. A seguito del contagio accertato su un dipendente del Gran Caffè Marianello, risultato nella giornata di ieri positivo al Covid-19, sono stati predisposti in sinergia con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 3 Sud, tamponi naso-faringeo su tutto il personale della struttura e all'esito degli stessi sono risultati positivi altri tre dipendenti che attualmente sono stati posti in quarantena. Lo rende noto il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino. Lo stesso primo cittadino invita coloro che negli ultimi 14 giorni hanno frequentato il locale a rivolgersi al proprio medico curante che secondo le linee guida provvederà a disporre l'esame di concerto con il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Notizie dalla Puglia.
7 nuovi casi di coronavirus in provincia di Bari, un paziente ricoverato in ospedale. C'è anche un paziente per cui si è reso necessario il ricovero tra i 7 nuovi positivi al Covid-19 segnalati sabato 15 agosto in provincia di Bari. A spiegarlo è in una nota il direttore generale dell'ASL di Bari, Antonio Sanguedolce, tracciando il quadro dei nuovi contagi accertati sul territorio. Ferragosto a Bari, De Caro visita centrali di polizia locale, vigili del fuoco e 118. Grazie a chi lavora per noi, ha detto. Bari è già sveglia e tante persone sono al lavoro per permettere alla città di trascorrere una giornata tranquilla. Facciamo attenzione, divertiamoci e se ci muoviamo per strada guidiamo con prudenza. Così il sindaco De Caro ieri mattina ha rivolto il suo augurio di buon Ferragosto ai baresi dalla sala operativa della polizia locale in via Aquilino a Bari. Notizie da Treviso e dal Veneto. Maltempo, alberi caduti lungo la Greenway del Sile. Diverse alberature a causa delle forti piogge di sabato sono rovinate a terra lungo il percorso, impedendo il passaggio ai ciclisti in alcuni tratti. Coronavirus nella Marca, oltre 60 contagi in 24 ore. Il bollettino di Azienda Zero riporta uno dei numeri di contagi più elevati degli ultimi giorni. Treviso, la cerimonia del cielo nel segno della speranza. Ieri mattina, giorno di Ferragosto, il vescovo Michele Tomasi ha presieduto la solennità dell'Assunta in Ciel nel santuario mariano della Madonna Granda. Forte l'invito alla speranza, alla concordia e al bene comune. Treviso, centinaia in coda al Caffoncello per i tamponi delle vacanze, qualcuno è arrivato prima delle 7, l'affluenza è stata oltre l'aspettativa, tanto che c'è chi ha rinunciato per tornare un altro giorno. 2000 mail in poche ore per informazioni sui test di rientro, i centralini dell'USL sommersi da telefonate di vacanzieri, ambulatori aperti tutti i giorni per tamponi obbligatori. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Confini riaperti anche ai traffici illeciti. Dopo la riapertura del confine, lo scorso 13 giugno è ripartito il transito di merci e persone. I traffici a ridosso del confine sono ripresi dopo l'eliminazione delle restrizioni al transito e non parliamo purtroppo solo di quelli illeciti. La fascia confinaria con la Slovenia è la più attraversata dai mezzi diretti o provenienti dai paesi dell'est e dai Balcani. Il Conne Elgoliziano in particolare è molto gettonato a causa dei numerosi valichi presenti. Weekend di Ferragosto al via sono stati tanti controlli straordinari, monitorate in particolare le numerose presenze registrate a Trieste città e provincia, con un'attenzione speciale alla fascia serale e notturna. Sono iniziati i servizi interforze di controllo straordinario disposti dal questore Petronzi per tutto il weekend di Ferragosto ed in linea con quanto deciso in occasione dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura. Monitorate in particolare le numerose presenze registrate in città e provincia, con un'attenzione speciale alla fascia serale notturna e ai luoghi di maggiore aggregazione, sia nel capoluogo che lungo la riviera, anche alla luce delle recenti disposizioni anti-Covid-19 e agli obblighi previsti per chi fa rientro in Italia. 30 migranti rintracciati in Friuli, arrestati 3 passer. Nella serata di ieri la polizia di frontiera ha individuato un gruppo di persone nella zona di Fernetti sul Carso Triestino. Nuovi migranti quindi in Friuli Venezia Giulia. Nella serata appunto la polizia frontiera ha individuato un gruppo di 30 persone nella zona di Fernetti sul Carso Triestino. Si tratta di cittadini afghani e pakistani, tutti provenienti dalla rotta balcanica. Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a bloccare anche 3 trafficanti di uomini e 3 passer. Arriva in sala Siberia di Abel Ferrara il 24 agosto a Villesse il film con Willem Dafoe, un viaggio di un uomo nei sogni, nella memoria e nell'immaginazione alla ricerca della sua vera natura. Dopo essere stato presentato in concorso alla 70esima Berlinale, arriva al cinema dal 20 agosto Siberia, l'ultimo film di Abel Ferrara, una produzione Vivo Film con Rai Cinema, Mase Picture e Piano, che segna una nuova collaborazione tra il regista di Il Cattivo Tenente e Fratelli, da oltre 40 anni tra le voci più originali e riconosciuto nel cinema contemporanea, e Willem Dafoe, capo
da fuori, scusatemi, dopo New Rose Hotel, Go Go Tals, 4:44 Last Day in Earth, Pasolini e Tommaso, insomma un film onirico e coraggioso che è anche un'indagine profonda e pericolosa nell'incrocio e nell'inconscio del suo protagonista. Il jazz a stelle e strisce di Andrea Del Becco e Mauro Costantini a Teatro Estate. Il duo si esibirà sul palco all'aperto del Giovanni da Udine mercoledì 19 agosto. Dopo la pausa ferragostana, mercoledì 19 agosto 2020 alle 21 al Teatro Estate, in riparti a tutta musica con l'arrivo di Just American Jazz Standards e due autentici fuoriclassi del genere che sono Andrea Del Becco e Mauro Costantini. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.